Dal Vangelo di Luca. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: ecco, egli è invito alla caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada ti affliggerà l'anima. Tutti hanno bisogno di una mamma per lasciarsi bullare e sentirsi stimati e curati. Vorremmo che ci fosse sempre vicina e soprattutto capisse i nostri momenti di difficoltà. Tu, Gesù, hai incontrato la tua mamma lungo l'ascesa del Calvario e nei suoi occhi hai visto l'amore, che è più grande di ogni condanna, la partecipazione al tuo dolore, il sostegno per la prova che stavi vivendo. Lei ha percorso la via crucis con te, standoti accanto, soffrendo per le tue sofferenze, ma rimanendo con coraggio con le tue sofferenze. Ora, tu hai chiesto a Maria di sostenere e accompagnare le speranze di ogni uomo, quelle di chi vuole mettere nelle tue mani il suo destino e quelle di chi ha deciso di imparare ad amare come te. Preghiamo. Ti chiediamo di affidarle chi ha poca stima di sé, chi non vede negli occhi degli altri l'affetto, chi ha poca pazienza, chi non sente la tua cura. Fa che lo sguardo amorevole che la tua mamma aveva per te sia ora lo sguardo per noi, così che impariamo a poter camminare con rinnovato fiducia.